Con il via libera la fideiussione assicurata da Iachini a distanza da una settimana dalla decisione contraria per il Teramo, adesso la garanzia con l'istituto bancario non dovrebbe essere più un problema e si può continuare a lavorare su tutto il resto. Che non è poco, ma almeno senza l'assillo di dover lavorare su due tavoli. La concentrazione è rivolta essenzialmente al reperimento delle risorse che servono per chiudere la stagione 2021-2022 dal punto di vista dei pagamenti. L'importo è rilevante, ma la risposta del territorio c'è stata. L'ausilio è arrivato da dirigenti appassionati di calcio come Luciano Campitelli, Salvatore Di Giovanni, Silvio Brocco e Giuseppe Spinelli, che Abruzzese non è, ma poco importa, è indice del fatto che si cerca di salvaguardare a tutti i costi il patrimonio calcistico faticosamente difeso con le unghie sul terreno di gioco. Siamo nell'ultimo fine settimana utile prima della scadenza fissata per mercoledì. Da lì in avanti, qualora come si spera le cose andassero per il verso giusto, la preoccupazione sarà al futuro, ovvero alla stagione che tra poco parte, cominciando dal ritiro estivo, perché c'è una squadra da mettere su, uno staff tecnico da individuare per farlo Occorre scegliere chi nel ruolo di direttore sportivo possa essere quello che si troverà di fronte un un'annata, in ogni caso, di grandi sacrifici. Dopo lo sforzo per l'eventuale iscrizione, ne servirà uno ulteriore per ricostruire e non sarà affatto facile. Maurizio Manfra potrebbe essere promosso al ruolo di direttore sportivo visto che ha già lavorato dietro le quinte nella seconda parte di questa stagione proprio coi colori biancorossi. Avrebbe di conseguenza l'esatta percezione dei contratti in essere, una decina, e di quello che occorre per rendere il Teramo competitivo nel prossimo futuribile Girone B. Perché qualora arrivasse l'ok okay da parte della Lega Mercoledì, è lì che sarebbe reinserito nuovamente il Teramo. Un raggruppamento che. Fortuna per le Abruzzesi non vedrà nessuna retrocessa dalla Serie B, quindi, con a disposizione un paracadute in grado di sostenere spese per il mercato impossibili per le altre. Alessandria, Pordenone e Vicenza saranno nel raggruppamento A, così come il Crotone in quello C. E questa è comunque una buona notizia: il Teravon troverà le promosse dalla Serie D: San Donato Tavarnelle, Rimini e Recanatese. E potrebbe scalare nel girone centrale il Fiorenzuola che nel 2021-2022 era nel gruppo nord. Rimarranno ovviamente il Pescara, oltre a Reggiana, Cesena, Ancona e Siena, oltre alla Virtus Centella, le candidate principali a stare lassù. Poi il gruppone di Toscane, con i senesi appunto, e le avversarie di questa stagione Carrarese, Lucchese, Montevarchi, Pontedera e la novità San Donato Tavarnelle. Il tutto sarà ufficiale dopo mercoledì. Fino all allora fiato sospeso in Casa Biancorossa, anche se alcuni indicatori virano verso il Sereno.